Reagan sa badare a se stessa. Ma guardami, parlo da solo come un vecchio pazzo. Meghan è andata in città, ma ti spiegherò. Ormai mi sento così stanco. Sono venuto a Karnaca per il cibo e l'aria fresca. E ora questo. Nella vita ho visto parecchi acquisire potere come Paolo. Forse non così astuti. Devo sapere perché Delilah è immortale. Da quanto sappiamo, sembra che sia successo qualcosa di strano a casa di Aramis Stilton 3 anni fa, ma poi è scomparso. Stilton viveva in un bunker protetto da un ottimo lucchetto creato da Jim Dosh. Forse lì scoprirai come fermare Delilah. Ma prima devo arrivarci, passando dalle rovine create dal duca, dove ho vissuto. Meghan ha avuto un'idea interessante. Paolo è il capo degli Urlanti. Vuole eliminare il vice sacerdote Byrne. E anche Byrne vuole Paolo morto. Entrambi i gruppi ti attaccheranno a vista. Ma se ti presenti con il cadavere del loro nemico, ti tratteranno da alleato. Quindi c'è un modo per entrare in casa di Stilton? Sono certo che funzionerà. Tornare qui, vederla cambiata, in rovina. Alcune persone hanno più potere di altre. Il vecchio quartiere di Batista, pieno di minatori. Ora lo chiamano distretto delle polveri. Il vice sacerdote Byrne. Temo ogni interazione con l'abbazia. Basta streghe a Karnaca. Cos'è stato? Siamo pronti? Andiamo. Mi avvicinerò il più possibile. Non conosco Aramis Stilton. Chi è? Leale al vecchio duca. Stilton ha contribuito a modernizzare Karnaca con le miniere d'argento. È partito dal nulla ed è arrivato a una villa fortificata. Ma il nuovo duca spende i soldi così velocemente che i minatori devono lavorare notte e giorno. Il distretto è in rovina. La polvere ha allontanato tutti, tranne i più disperati.
Il duca di Serconos ha rovinato tutto. Tuo padre era un bravo uomo. Vero, ma la politica del nuovo duca è stata resa possibile dal supporto di Dunwall. Comunque dovrai attraversare il distretto delle polveri. Forse Stilton è ancora lì, o forse è morto. Nel distretto delle polveri cerca Megan. Lei ti dirà di più. Io aspetterò qui con la barca per riportarti alla Dreadful Whale quando avrai finito. Distretto delle polveri. Ordini del duca. Stavamo perdendo troppi uomini. Bravi soldati accecati da polveri allucinogene degli urlanti e pugnalati a morte, oppure atterrati dai mastini dell'abbazia. Un giovane tenente è morto colpito da una granata dei sacerdoti. Era un lontano cugino del duca o qualcosa del genere. Speriamo. Prima vicenda, così non dovremmo preoccuparci di loro. Accadrà finché qualcuno non riuscirà a uccidere Paolo o il vice sacerdote Byrne. E non credo che io e te potremo aprirci la strada fino al Crone's End o alla fortezza temporanea dell'abbazia. È fuori gioco. C'è niente qui, è stato soffocato. Cosa? Porca troia! Colpisco forte!
togliermi polvere d'argento dalle orecchie. Il gran palazzo, quello sì che è un incarico, esaudire i desideri dei nobili. Vuole Paolo morto. Thank you.
Salve. Sono andata in ricognizione. Ho parlato con la gente. I sacerdoti e gli urlanti hanno diviso il distretto. Lì avanti è territorio neutrale dove nessuno vi infastidirà. Procedendo oltre, invece, gli urlanti e i sacerdoti hanno stabilito dei confini. Oltre quei punti, vi attaccheranno a vista. Il vero obiettivo è Aramis Stilton. Sokolov dice che hai un piano. Sì, credo che se ucciderete Paolo o il vice sacerdote Byrne, gli altri vi lasceranno passare e vi aiuteranno a entrare in casa di Stilton. Neutralizzatene uno e portatelo dal suo nemico. Qualcos'altro? Byrne è protetto dai sacerdoti, Paolo agli urlanti, ma credo che abbia anche una protezione di magia nera. Dicono che per morire debba essere ucciso due volte prima del tramonto. Buona fortuna. Fare qualsiasi serratura. Non so perché la casa di Stilton debba essere sigillata così, ma che ne dici? Credi di poter aprire il lucchetto? Durante sa come entrare. Paolo l'aveva messo a guardia del vecchio Stilton e gli passava da mangiare. Volevo pagarlo in cambio del segreto, ma Durante è stato picchiato e portato via dai sacerdoti. Non so neanche cosa sia. Non vedo alcuna giuntura. La sorella di Jen mi dice che è un congegno particolare. Che non è stato fatto da un vero fabbro. No, è stata creata da Kirin Jindosh, un vero genio. È quello che ha creato i meccanosoldati per il Duca. Allora puoi aprirla? O magari capire come si fa? No, nessuna delle due cose. È un lucchetto ideato da un uomo che crea macchine per uccidere. Tieniti pure i tuoi soldi. Io non lo tocco. Non importa. Magari un'altra volta. Magari no. Andiamo. Questa porta è sigillata per ordine del Duca. Ha chiesto a Kirin Jindosh un lucchetto speciale.
C'è qualcuno che sta male. Un cadavere. Qui. Anni fa fare il minatore non era male. Merito di Stilton. Non si veniva licenziati dopo un infortunio. Già, così dicono. L'ufficio dell'estrazione gestiva le cose. Prendi e il comitato delle famiglie si assicurava che i capi non fossero troppo abili. C'era una specie. Non lascerò mai questo luogo. Cosa credi di fare? La fazione non prevalesse sull'altra. Porta il culo fuori da qui se non vuoi passare guai. Se solo potessi vendere polvere sarei ricca. Ascolta, Paolo vuole i soldi. Torneremo settimana prossima. Volevo. Non deluderlo. Se stai cercando, le miniere hanno sempre bisogno di un nuovo braccio. Merda. Questo cibo è solo per i lavoratori e le loro famiglie. Qualcosa mi dice che tu non lo sai. Lieta di fare affari. Torna a trovarmi se ti serve qualcosa. Ancora niente carne di balena di questo pane. Chiederò per chi lavori. Servo entrambe le fazioni. Salve di nuovo. Visto? Visto? Te l'avevo detto. Cerca un'altra via, fratello. Questa è chiusa al passaggio. Questa è chiusa al passaggio. Non posso crederci. Ho vissuto in questo distretto per tutta la vita. Se credi che... Beh, pensa a cosa vuol dire perdere la vita contro gli urlanti. Oggi le chiederò ancora se questa è davvero la via che ha scelto. Eh? Brucerà con la luce di mille fuochi, a ciò che gli altri non prendono. È l'ultima volta che pago l'abbazia. Stasera giochiamo a dadi, ci stai? Un cadavere! Qui! Un momento! Ah! Cosa non va? Che succede qui? Aspettato. Diamo uno. Se era un ratto, era bello grasso. Chissà chi era. Per le costrizioni!
perso i sensi. Ehi là! C'è nessuno? Non farmi cercare dappertutto. Non ho tempo per queste cose. Ora è di sopra, quindi immagino che presto sapremo qualcosa. Ehi, darò un'occhiata in giro. Sento la puzza delle reciclia. No! Ehi, ma chi non dovresti Rattola. Essere? Vediamo cosa sai fare. È finita per te. Ehi. Indietro! Fratelli, mi ergerò sempre contro gli infedeli. Vergognati! Vice sacerdote! Osso duro. Era tutto più semplice quando rapinavo banche e bancarelle di frutta. Sono mesi che cerco di fermare Burn. Hai fatto ciò che ad altri non è riuscito. Ora mi devi un favore. Siamo in guerra con l'abbazia. Non solo per il territorio, ma anche per la gente di Karthaka. Questa è la mia casa. E spedirò Burn a Dunwall in una cassa per spiegare cos'è successo all'alto sacerdote e all'imperatrice. Scommetto che non te l'aspettavi, vice sacerdote. Ora, che cosa vuoi? Devo entrare nell'abitazione di Stilton. Sei intrigante. E forse una minaccia maggiore di molti che hanno varcato la mia soglia. Ti consiglio di non dimenticarlo. Ecco l'occorrente per entrare nell'abitazione. A prescindere da ciò che succederà a Karthaka, non dimenticare le tue origini. Comportati meglio del Duca. Certo, puoi contarci. Il Duca è un inutile pagliaccio. Portatelo fuori da qui.
Duca, l'abbazia e l'imperatrice di Dunwall. Nessuno di loro sa cosa è meglio per Karnaca. E tu sì? Forse non sai come vanno le cose qui. La situazione sta cambiando. Se potrò fare a modo mio, guiderò il corso della città per un lungo tempo a venire. Potrebbe essere meno divertente di quanto pensi. Anche questa settimana stessa storia. Quella donna non sa contare. Mi lamenterò con Paolo. Prima. Ho fatto tardi ultimamente. Avevo ragione su di te. Mindy non è un idiota. So distinguere i vincenti. Le situazioni difficili creano strane amicizie. Se avessimo più tempo, ti tatuerei quelle chiappe. Ti farei un gran bel disegno. Un marchio in più non fa differenza, ma non ho tempo. Magari un'altra volta. Mi hai aiutata con i sacerdoti. Ti accoglieremmo volentieri tra noi. Continua a eliminare i sacerdoti e vedrai che andremo d'accordo. Ci hai fatto un grosso favore, ma non starmi tra i piedi. Paolo o Mindy dicono che sei a posto, ci credo. Questo è il locale di Paolo. Forse te lo stai chiedendo. Ma Paolo non è uno di quei folli cultisti che crede che gli concederò favori se lascia una bella offerta o se suona le giuste note musicali. Non gli importa nulla di me. Ma ha eretto questo tempio dopo aver trovato la mano di una vecchia strega che un tempo conoscevo. Paolo ha capito subito che conviene avere un asso nella manica.
A volte parti di noi restano anche dopo la morte. Il duca di Serconos ha ereditato una città piena di vita e non ha esitato un secondo a spremerla. Cosa si lascerà alle spalle? E tu, invece? Chi lascerai qui, nel gioiello del sud, a raccogliere i cocci? Sai, Paolo ha dei piani. Lavoro. Burn era un osso duro. Guarda il nostro eroe. Ehi, cosa credi di fare?
Ecco fatto. L'informazione era buona.